ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Questo sarà un video abbastanza breve perché è stata una settimana veramente molto scarna in quanto a nuovi annunci o rilasci, però c'è qualcosa di interessante, quindi cominciamo subito, poi rimanete fino alla fine del video perché anche per quanto riguarda il canale ho da dirvi un paio di cosette. Cominciamo quindi con l'unico rilascio e l'unico vero annuncio della settimana da parte di Hot Toys, il rilascio finalmente di Daredevil o Daredevil come dicono in molti. Daredevil nella sua versione tratta dalla serie Marvel, ovviamente She-Hulk, e nella sua versione appunto con il costume giallo e bordeaux marrone, insomma, che sarebbe un richiamo a quella che è la prima apparizione di Daredevil, infatti dal numero, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma nel 64 uscì il primo fumetto dedicato a Daredevil, nella sua prima apparizione il costume era proprio questo. Poi dopo qualche numero, intorno al 6 o al 7, cambiò e diventò il costume che tutti conosciamo, ovvero quello rosso con appunto qualche dettaglio di questo bordeaux. Quindi questa è la versione, mi piace tantissimo, non vi nascondo che è stato tra i miei preferiti nella mia lista acquisti per un bel po' di tempo. Poi l'ho messo un po' da parte perché voglio aspettare la versione definitiva, insomma, quello che probabilmente sarà il Daredevil di Born Again. E credo che sarà la decisione un po' di tutti questa qui. Però devo dire che questo, con il primo costume giallo, è affascinante. Quindi se dovessi trovarlo magari a un prezzo ribassato, potrei farci un pensierino. E che dire, sembra un'ottima figure. La somiglianza c'è, ovviamente c'è poco da far somigliare, a parte l'head sculpt che è comunque ben fatto. Il costume sembra essere fatto in pleather, quindi solito problema a livello espositivo, a livello di posing per questo tipo di tessuti. Basetta molto semplice con la scritta di She-Hulk, qualche accessorio, i classici bastoni, bastone da passeggio di Daredevil che si divide appunto nelle due sezioni che poi lui usa come armi, nei due piccoli manganelli. E niente, è una figura veramente carina, vi dico, a me piace tanto, quindi ero molto tentato, però per il momento ho deciso di aspettare un attimino. Stiamo parlando comunque della TV Masterpiece 96, abbiamo 30 punti di articolazione, 30 cm d'altezza, varie paia di mani, il Billy Club, ovvero i bastoni, il bastone da passeggio di Daredevil, e nulla. E vari accessori, ragazzi, eccetera eccetera. Chissà quanti di voi l'hanno preordinato, soprattutto tu Cap, se stai guardando questo video è probabile che tu l'abbia preordinato e che lo stia aspettando, e fatemi sapere, insomma, se qualcuno di voi ce l'ha, che cosa ne pensa, se magari l'avete già ricevuto avendolo comprato dall'Oriente, non lo so. Per l'Italia, ovviamente, come al solito, bisogna aspettare un pochino perché è stato appena rilasciato in Cina. Ora, ragazzi, due parole sugli altri annunci. Andiamo sulla pagina Facebook di Hot Toys. Queste sono le ultime novità, come vedete, Daredevil, Vader, è stato rilasciato anche il Cosby Bubble, quindi quelli con la testa grande, insomma, questi un po' più tipo Cosbaby, quelli più caricaturali, versione mini di Groot, tratto da I Am Groot, seconda stagione. E poi gli annunci veramente importanti, cioè una sorta di tease, sono questi due dedicati a Star Wars. Il primo è questa immagine qui, quindi preparatevi a avere nelle prossime settimane degli annunci legati ai Lord Sith. Quindi qui troviamo Dooku, Kylo Ren, l'immancabile Vader e Maul. È probabile, da quello che si vocifera, che rifacciano appunto delle versioni 2.0 per Vader, ormai è la X.0, e di questi personaggi qui. Ottima notizia, benissimo.
Io non sono contentissimo, sinceramente, perché sono molto geloso del mio Dooku in collezione, che reputo già una figura perfetta, eccezionale. Però Hot Toys ci ha dimostrato che in tante occasioni si può fare sempre meglio. Quindi ditemi voi che cosa ne pensate. L'unico che non me ne può fregare di meno è Kylo Ren, a meno che non me lo tirino dietro a 200 euro. Per il resto sono molto curioso di sapere che cosa verrà fuori. Un altro Maul, io sapete che è uno dei miei personaggi preferiti, quindi Maul non basta mai, non mi accontento mai, quindi vedremo che cosa tireranno fuori questa volta e da che capitolo del franchise prenderanno spunto, insomma. E anche per Dooku, vediamo un attimino, io vi dico, il mio è veramente eccezionale, l'unica versione di Dooku di Hot Toys. Ok, poi invece l'altro sorta di immagine tease è questo, una sorta di annuncio che arriveranno nuovi droidi per quanto riguarda Hot Toys. Qui abbiamo le immagini appunto dei vari droidi già usciti, se non mi sbaglio questi sono usciti tutti, non vedi una cavolata, a parte i G80, no, quello è il G12, quindi insomma, e Hot Toys stessa ci chiede: quali altri droidi vorreste? E io questa domanda la rivolgo a voi. Quali droidi vorreste vedere nei prossimi annunci? Personalmente spero in Ho Young, tratto dalla serie Ahsoka, perché hanno fatto tutta la wave di personaggi importanti. Per quanto mi riguarda, mancherebbe Ho Young e Morgan Elsbeth. Quindi spero che almeno concludano la wave con questi due personaggi. Quindi spero tanto in lui e magari un generale Grievous, visto che fino adesso, se non mi sbaglio, è uscita soltanto la versione di Sideshow ormai diversi anni fa. Ditemi invece voi quali vorreste. E per quanto riguarda gli annunci, quindi dedicati a Star Wars, ragazzi, e a Hot Toys in generale, finisce qui. Volevo dirvi solo una piccolissima cosa riguardo il canale. E ho già girato con Luke Skywalker, che è stato l'ultimo video di giovedì scorso, è finita, diciamo, un'altra wave di video unboxing. Ve ne sarete accorti perché avevo i capelli più corti, insomma, sono dei video già girati nel mese di gennaio più o meno. Ora partirà un'altra wave di video unboxing che sono registrati e girati in un modo leggermente diverso. Saranno più brevi, prima di tutto, venendo incontro alle richieste di alcuni di voi che purtroppo una recensione, un unboxing di 20 minuti non riescono a reggerla, e quindi ho cercato di accorciare un pochino i tempi. Ci saranno forse i primi video, saranno un po' degli ibridi fra la vecchia e la nuova modalità, e poi si partirà con la nuova modalità per avere dei video che arrivano intorno ai 10, dai 10 ai 15 minuti. Fatemi sapere nelle prossime settimane, quando usciranno questi unboxing, che cosa ne pensate. Ci tengo tanto per poter far sì che questo progetto, questo canale possa andare avanti. Non è facile, ve lo dico, non è facile per niente riuscire a far combaciare tutto, perché vi assicuro che dietro un video di 20 minuti ci sono ore e ore di lavoro. Poi magari un giorno vi farò anche vedere come registro i miei video, e insomma, non voglio stare qui a fare la vittima, però ecco, volevo solo precisare questa cosa qui, purché lo sappiate, insomma. Vabbè, mi sto confondendo, raga, quindi è il momento di chiudere il video. Buona domenica ancora a tutti, fatemi sapere che cosa pensate di questi annunci, perché mi piacerebbe parlarne con voi e insomma creare una discussione, perché è probabile che la prossima settimana qualcosa esca, cioè qualche annuncio ci sarà. Detto questo, ragazzi, ancora buon weekend, buon inizio settimana e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto.